Sono Marta Messa, direttore di Slow Food Europa. Slow Food è un movimento globale che è stato in grado di cambiare e influenzare in modo importante le politiche, in particolare le politiche a livello europeo, e in questo il ruolo di Slow Food Italia è stato fondamentale. Se si pensa per esempio che nella strategia Farm to Fork pubblicata l'anno scorso nell'ambito del Green Deal europeo si parla di sistemi alimentari per la prima volta, questo è un segno importante dell'impatto che siamo riusciti ad avere come Slow Food. E dico che Slow Food Italia ha avuto un ruolo importante per due motivi principali. Uno è che chiaramente il governo italiano, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, può far cambiare l'ago della bilancia in modo importante su temi importanti come per esempio l'autorizzazione di OGM in Europa e la capacità di Slow Food Italia di dialogare e influenzare il governo italiano, quindi è stata fondamentale ed è tuttora fondamentale. L'altro motivo per cui è così importante il ruolo di Slow Food Italia è che siamo un movimento che ha ideali alti, garantire il cibo buono e pulito giusto per tutti, radicati nell'esperienza concreta di chi ogni giorno lavora con la terra, con il mare, con la biodiversità, con gli ecosistemi, con le comunità. E questo è quello che ci ha dato tanta credibilità e tanta forza anche in tutti questi anni. E chiaramente il fatto che Slow Food sia nata in Italia 30 anni fa e quindi abbia questa esperienza trentennale ha dato molta forza al nostro lavoro in Europa ed è stato anche il perno del nostro lavoro qui rispetto alle politiche europee. Come dice il documento congressuale, la sfida comune, le sfide attuali richiedono risposte insieme di natura sovranazionale e territoriale. E di nuovo in Europa questo siamo stati in grado di farlo, di nuovo grazie proprio a questa esperienza lunga in Italia e alla presenza sul territorio che quindi ci ha dato questo respiro, come dicevo prima, concreto ma di valore sovranazionale. E per questo voglio ringraziare il Movimento Italiano. C'è sicuramente ancora tantissimo lavoro da fare e sicuramente insieme saremo in grado di avere ancora tanto impatto. E però già un primo grazie e auguro a tutti un buon lavoro al congresso. Viva Slow Food!